Amici di Rete 8 Weekend, bentornati ad un nuovo appuntamento. Oggi siamo ad Abbateggio, immersi nel verde del Parco della Maiella, per scoprire il complesso residenziale Borgo Antico. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't. Il complesso residenziale Borgo Antico nasce in questo meraviglioso scenario panoramico grazie alla società Maremonti Abruzzo. Immersi nel verde del Parco della Maiella, qui da Borgo Antico si riscopre il contatto tra uomo e natura. Cause all of me loves all of you. In questo complesso residenziale sono state utilizzate le migliori tecnologie di costruzione edilizia. Platea e struttura in cemento armato antisismica. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. Tamponatura esterna con isolamento termoacustico. Isolamento del tetto con kit di ventilazione e isolamento esterno di muri seminterrati con rivestimento anticondensa. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. Gli interni sono realizzati con finiture molto eleganti e di altissima qualità. Gli infissi sono in legno lamellare ad alto spessore con vetri infrangibili a bassa emissiva termica. E queste bellissime porte sono realizzate in noce, legno massello. Qui possiamo usufruire di un comodissimo impianto termico a pavimento. Ora conosceremo il titolare dell'azienda Maremonti Abruzzo, il signor Fernando Di Labio, al quale chiediamo come nasce l'idea di realizzare questo complesso residenziale in una delle zone paesaggistiche più belle d'Abruzzo. L'idea è nata nel 2006. Io personalmente facevo tutt'altro lavoro. Io ho fatto sempre l'agente di commercio, edile, riscaldamento e condizionamento. Quindi maturando una certa esperienza di conoscenze di prodotti innovativi, tutto per l'edilizia. E poiché io sono nato in questo paese e avendo questi terreni di proprietà, mi venne l'idea di fare una società con un altro mio collega che è un agente immobiliare di Pescara, il signor Chiodelli Maurizio, che ha un'agenzia immobiliare a Pescara in via Nicola Fabrizi 6. Mi venne questa idea per realizzare un complesso diverso da quello che è la normalità delle costruzioni che si verificano nella nostra zona e un po' in tutta Italia, perché le costruzioni, quando viene fatta da imprenditori edili, è chiaro che c'è una tendenza al risparmio. Noi invece abbiamo voluto invertire completamente la mentalità del solo risparmio e abbiamo optato per un prodotto di altissima qualità, tenendo presente comunque che qui noi viviamo, a parte che tutta l'Italia è zona sismica, qui in particolare è una zona sismica abbastanza forte, e quindi abbiamo cercato di realizzare prodotti antisismici ecologici affinché il cliente che acquista un appartamento da noi ha tutti i comfort e sicurezze necessarie per vivere nella comodità e nella tranquillità più assoluta.
Noi siamo arrivati a fare del prodotto antisismico addirittura superiore alle normative che sono subentrate dopo il terremoto dell'Aquila. Noi abbiamo fatto già delle costruzioni precedenti al terremoto dell'Aquila con delle normative nettamente superiori. Adesso stiamo realizzando questo borgo nuovo, adiacente sempre nel complesso Borgo Antico, che abbiamo chiamato Casa nel Borgo, e lo stiamo realizzando ancora con una tecnica ancora più innovativa, con dei pannelli strutturali in polistirene spans, tale da consentire un ottimo isolamento termico, e con l'aggiunta di grafite, tant'è vero che i pannelli sono di colore nero, per ottenere un ottimo isolamento acustico. Pannelli armati, così chiamati, dove noi otteniamo un isolamento termico ed acustico di 8 cm all'esterno, 8 cm all'interno, e nella cassa vuota del pannello, che viene armato con i ferri, riempito tutto in calcestruzzo CLSR K300, in modo da avere un bunker addirittura come resistenza e come tamponatura esterna delle costruzioni. Lei sa bene che le tamponature le realizzano tutti con laterizi forati. Noi abbiamo eliminato questo discorso, lo facciamo tutto con questo sistema di pannellatura, tale per cui non si creano più i famosi ponti termici, che erano quelle cose che a distanza di qualche anno cominciava a vedere negli angoli della casa: umidità, macchie scure, che era dato proprio da questa formazione di ponte termico, in quanto si univano materiali diversi nelle giunture, cioè si univa il laterizio con il cemento. In questo caso invece no, tutto il prodotto è tutto uniforme, è tutto lo stesso prodotto, che è un prodotto isolante. Stessa cosa facciamo per i solai, completamente isolati, antirumore, resistente alle scosse telluriche, perché è quello che ci preoccupa di più. Tanto è vero che, a differenza di altri, noi facciamo come fondazione la palificazione in più la platea. Normalmente o fanno i pari o fanno la platea, noi facciamo platea e pari. Noi siamo in una taverna di questo meraviglioso complesso residenziale. Ecco, io volevo sapere se la vostra azienda realizza anche delle costruzioni personalizzabili, quindi su richiesta. Tanto è vero che questa è stata personalizzata a richiesta del cliente, e gli abbiamo fatto una struttura, una taverna di circa 75 metri quadri, con l'angolo cottura fatto completamente in pietra e l'angolo bar, per avere un qualche cosa di diverso rispetto alle normali taverne. Gliel'abbiamo personalizzata secondo i gusti del cliente, tant'è che noi questi appartamenti li abbiamo già tutti venduti sulla carta, a differenza di quello che si pensa in questo periodo, specialmente che si pensa, che poi è la realtà. Noi riusciamo a vendere sulla carta, fortunatamente per noi, perché molto probabilmente diamo un prodotto che è completamente diverso dalla normalità. Ma perché? Se noi ci rifacciamo a una frase che sono rimasto colpito di un nostro grande inventore scienziato, Albert Einstein: non possiamo pretendere che le cose cambino se noi seguitiamo a fare sempre le stesse cose. E allora, oggi come oggi, bisogna dare un prodotto diverso, bisogna dare un prodotto all'altezza dell'era che viviamo. E non possiamo fare come si è fatto sempre, fregarcene del territorio, lasciare in abbandono il territorio, e poi è successo quello che è successo adesso che abbiamo avuto tutte queste piogge, frane, perché non si pensa mai a curare per bene quello che si fa, e allora si costruisce dappertutto e fregandosene del territorio, e poi succede magari fra 10 anni, fra 20 anni, quello che non dovrebbe mai succedere. Noi almeno a questo cerchiamo di dare un prodotto tranquillo e sicuro. Desideriamo invitare tutti i telespettatori che
magari un sabato, una domenica, perché noi stiamo aperti con l'ufficio vendita, e si vogliono fare una camminata, un weekend qui, poi è vicinissimo a Chieti, Pescara, perché in 20 minuti si arriva qui, gli facciamo toccare con mano tutte queste cose che abbiamo detto e far vedere queste nuove tecnologie che stiamo usando, sia come qualità e sia architettonicamente, ma oltretutto per vedere anche il bellissimo panorama che abbiamo, dove con una mano destra magari tocchiamo la Maiella, con la mano sinistra tocchiamo il Gran Sasso, per poi spaziare fino a quelle onde del mare che è l'Adriatico, che è stupendo, che vediamo per 800 km. E a questo punto voglio ricordare ai telespettatori di Rete 8 Weekend che il complesso residenziale Borgo Antico e Case nel Borgo vi aspettano in uno scenario veramente meraviglioso ad Abbateggio. In una zona montana sopra i profili di dolci colline pescaresi si aprono vasti orizzonti che qua e là si stagliano tra le sagome della Maiella ed il Gran Sasso d'Italia, fino a spaziare sulle onde del mare Adriatico. In questo meraviglioso scenario panoramico nel comune di Abbateggio, la società Maremonti Abruzzo sta realizzando il complesso residenziale Case nel Borgo. Appartamenti in ville B, tri e quadrifamiliari, di varie grandezze, personalizzati secondo le esigenze del cliente. La Maremonti Abruzzo dispone di finanziamenti per l'intero importo. Acquista la casa dei tuoi sogni, rigorosamente di classe A, anche con la possibilità di soluzioni di affitto con riscatto. Ufficio vendite in cantiere o a Pescara presso l'immobiliare Chiodelli. Complesso residenziale Case nel Borgo, per vivere la vita con personalità, eleganza, riservatezza e comfort.